com'è possibile costruire un nuovo concetto di qualità alimentare? Fino a tempi recenti, una delle distorsioni culturali del mondo occidentale, dell'Italia in particolare, è stato quello di associare il concetto di qualità al concetto di lusso. E ancora oggi devo dire che nell'opinione comune dire io consumo un prodotto di qualità significa un prodotto riservato a pochi, a quei pochi che si possono permettere il lusso, come spesso si dice, di consumare quei prodotti. Ecco, questo è uno dei più gravi errori che si possono commettere. Il movimento Slow Food, a mio modo di vedere, ha avuto il merito nel nostro paese di essere stato il primo a rompere questa identificazione qualità con lusso, perché il lusso tende a dividere un gruppo sociale dall'altro, la qualità invece tende a unire, perché la battaglia per consentire a tutti i cittadini il consumo di prodotti di qualità in ambito alimentare come in altri ambiti è una battaglia veramente di civilizzazione e di democrazia autentica, ed è una battaglia per rendere popolare a tutti l'accesso a prodotti di qualità. Quindi il consumatore nel suo piccolo come deve affrontare quotidianamente la scelta? Il consumatore prima di tutto deve capire che deve associarsi. Il singolo consumatore più di tanto non potrà fare, ma tanti consumatori, come le esperienze degli ultimi, diciamo, 10-15 anni di cosiddetto boicottaggio a livello internazionale hanno dimostrato. In Italia il movimento dei consumatori o delle associazioni di consumatori è ancora troppo debole, e si capisce perché. Perché il lato della produzione ha interesse a che i consumatori siano divisi, perché in questo modo è facile controllarli e soprattutto manipolarli, però ho motivo di ritenere che anche in Italia si stiano aprendo gli occhi e la gente sta capendo dove questo modo di impostare il problema può condurre. Dall'altro c'è il compito della cultura. Il mondo dell'università, della scuola, ma soprattutto dell'università non sta, secondo me, facendo abbastanza per agire a livello culturale sull'abbattimento di antichi pregiudizi e soprattutto di allargamento degli spazi di libertà della gente, perché alla fine della fiera, come si dice banalmente, tutte queste questioni dove vanno a finire? Vanno a finire sulla categoria della libertà. Allora qui la lotta è tra chi crede alla libertà e chi non ci crede. Lei ci crede? Io ci credo e mi batto da sempre, perché oggi la restrizione degli spazi della libertà dove opera? Non più con le armi come in passato, ma attraverso la manipolazione delle informazioni da un lato e soprattutto delle strutture economiche dall'altro.